Allora, quando la situazione è questa, quindi c'è il giudice che separa l'io dall'anima, ci troviamo a confronti della giustizia punitiva. Le domande fondamentali sono: chi è il colpevole? Di chi è la colpa? Sono io colpevole? E la prima risposta è certamente no, spero di non esserlo, cerco di dimostrare, mi difenderò fino alla morte. Ecco, siamo in presenza di una danza separativa guidata quindi a una danza del potere. È alimentata questa dall'emozione della rabbia. Come dicevi tu, Silvio, questo giudice, come un giudice armato, che arriva in una popolazione inerme, e la popolazione inerme si scinde in due: la parte depressa che dirà mi arrendo, mi sottometto, e una parte narcisista che cerca di combattere. Ma entrambe, la popolazione quindi viene scissa in due, che tra l'altro si odiano subito. Perché quelli che si sottomettono odiano coloro che si ribellano perché rompe il loro gioco, loro la possibilità di ottenere la pace. E quelli che combattono odiano quelli che si sottomettono perché impedisce la possibilità loro di vincere la battaglia. Ecco. Cosa succede quando invece il giudice viene messo tra parentesi e finalmente l'anima può irradiare di qualità dell'essere l'io? Ecco, allora qui ci troviamo di fronte alla giustizia riparativa, non è che è tutto finito, dobbiamo compiere delle azioni riparative. Ecco, quindi la domanda diventa, non è più chi è colpevole, ma chi è responsabile di che cosa? E la seconda domanda, come può riparare? E la terza domanda, come può fare, come posso fare affinché non accada più? Questo, la responsabilità, la prima importante responsabilità la deve assumerselo l'io. L'io, perché rispetto alle parti interne, la parte depressa, la parte narcisista, è un po' più grande. Ecco, mentre la parte depressa possiamo pensare al bambino piccolo, la parte narcisista è un pochino più grandino quando va verso l'adolescenza, quindi è un po' più sicuro di sé. L'io è la parte che diventa, è un po' l'adulto, è un po' più l'adulto. Ecco, quindi è l'adulto che deve prendersi la responsabilità di riparare. Quindi abbiamo una, ripeto, una danza della riparazione, che è una danza unitiva, che accresce la coscienza, che apre il cuore, e il test qual è? È la gioia. Se faccio questo e provo gioia, vuol dire che sono nella giustizia riparativa. Se faccio questo e provo ancora rabbia o tristezza, vuol dire che mi sto ingannando e sono ancora nell'ambito della giustizia punitiva. Vediamo adesso più da vicino che cosa accade quando l'io si assume la responsabilità, compie le azioni riparative. Cioè, nel senso che l'io, si scuserà con la parte depressa, con la parte del giudice, con la parte narcisista perché erano più piccole. E quindi che cosa vedrà in queste parti? La vedrà la loro anima. Quindi l'anima della parte depressa, abbiamo già detto, è il desiderio di intimità, di affettività, di appartenenza. Dalla parte narcisista è di essere, di esistere come persona, quindi individuato. E la parte del giudice è semplicemente discernere. Quello che la parte giudicante ha fatto serviva a discernere, voleva discernere. Non lo ha fatto, ha digiudicato perché l'ha assunto dall'inconscio sociale. Grazie all'irradiazione dell'anima, queste parti qua possono crescere rapidamente, come si vede nelle costellazioni quando si utilizza la bilancia strutturale. Una volta che abbiamo compiuto queste azioni riparative anche nei confronti degli altri, cosa stiamo facendo? Stiamo collegandoci all'anima nostra e alle anime delle nostre parti interne, creiamo un'alleanza di anime interne, la quale poi nel mondo esterno genera un'alleanza tutte le anime delle altre persone e le anime interne delle parti interne delle altre persone. Quindi, quando siamo nell'anima, noi tendiamo a cosa? A vedere l'anima del padre, l'anima delle parti interne del padre e così via. E quindi viviamo in che cosa? In un mondo di pace. Quando il giudice armato finalmente viene messo tra parentesi, ecco che compare il discernimento, la coscienza e con la coscienza la possibilità di amare.